Ecco cosa fare se il tuo cucciolo mordicchia le mani. Ciao, se non mi conosci mi presento, sono Antonio Puccio, sono un dog trainer e aiuto le persone come te a costruire una relazione perfetta con il proprio amico a quattro zampe. Mi capita moltissimo che mi venga posta questa domanda: che cosa devo fare se il mio cucciolo mordicchia le mani? Come mi devo comportare quando il cane inizia a usare la bocca per interagire insieme a me? È molto semplice, quando ci troviamo davanti a questo tipo di comportamento, quello che il nostro cane sta facendo non è nient'altro che una richiesta che prevede una risposta da parte dell'interlocutore col quale il cane si sta interfacciando. Se nel momento in cui il mio cane inizia a mordicchiare o a usare la bocca per interagire, io vado a mettere in atto una comunicazione di risposta con lui, che sia una coccola, che sia dirgli bravo, che sia punirlo o sgridarlo, sto comunque andando a definire una risposta ben chiara e specifica e sto andando a soddisfare quella che era l'esigenza del cane di andare ad iniziare quella che è un'interazione. Quello che io dovrei fare per andare a far perdere questa abitudine al mio cane, innanzitutto, è non andare a dar nessun tipo di risposta nel momento in cui mette in atto questo comportamento. Quello che dovrei andare a fare è interrompere quel tipo di approccio in maniera molto efficace, andando a nascondere quelle che sono le mie braccia e le mie mani e allontanandomi dalla vista del cane, allontanandomi dalla sua interazione. In questo modo andrò io a comunicare in maniera molto chiara e specifica che quel tipo di comportamento non è qualcosa di gradito. Andando a mettere in atto questa comunicazione per tutta una serie di giorni, vedrai come cambierà il modo di approcciarsi nei tuoi confronti del tuo cane. Oltre a questo, poi consiglio anche di andare a fare un lavoro specifico sulla manipolazione, quindi insegnare al cucciolo ad essere manipolato senza andare ad utilizzare la bocca. Uscirà poi un video specifico e dedicato a questo argomento. Ti aspetto nei commenti per conoscere come si comporta il tuo cucciolo e se anche lui utilizza la bocca per comunicare con te.